Per quanto riguarda il consumo di suolo, l'Abruzzo ha superato la soglia del 5% del territorio alterato, un numero che fa allarmare. Sì, vuol dire coprire di cemento il suolo, quindi trasformarlo in maniera per esempio definitiva in quel caso, oppure fare grandi lavori di sbancamenti e questo anche altera il suolo. Nel suolo ci sono cicli importanti per quanto riguarda la chimica, per quanto riguarda la vita di molti organismi, per trattenere l'acqua, che è un aspetto fondamentale, e conservarla nel sottosuolo. Il suolo svolge funzioni fondamentali che poi ci vengono ridati in cambio servizi ecosistemici come appunto l'acqua, la biodiversità, l'agricoltura si fa sul suolo. Ecco, se noi invece di poter coltivare ci mettiamo una casa sopra del cemento, non potremo più coltivare e quella possibilità ce la perdiamo. Ecco, noi stiamo esagerando nell'occupazione del suolo, nell'antropizzazione del suolo e lo dicono i dati dell'ISPRA, del principale organo scientifico italiano, che ci ricorda che appunto in Abruzzo abbiamo già cementificato, alterato più di 50.000 ettari di terreni, coprendoli di cemento, città, edifici, strade e quant'altro, e purtroppo l'Abruzzo si situa nella classifica come posizione peggiore negli ultimi anni, perché solo l'anno scorso abbiamo consumato più di 400 ettari, pari a 500 campi di calcio solo in Abruzzo di consumo di suolo. Questo è un dato assolutamente insostenibile. Noi dobbiamo fermare quel consumo di suolo, anzi dobbiamo cercare di ripristinare proprio perché il suolo ci garantisce acqua, ci garantisce l'agricoltura e, come ho detto prima, ecco, questi dati sono molto preoccupanti. L'ISPRA ci richiama in continuazione. Purtroppo la politica però va ancora dietro ai costruttori, a chi vuole trasformare il territorio e non conservarlo. Dobbiamo cambiare assolutamente verso e dobbiamo puntare alla conservazione del suolo e anche al ripristino.